Devi parlare subito con tua figlia, mamma. E di che cosa dovrei parlare subito con mia figlia? Bisogna che Rea sposi immediatamente questo Cesare Ruffo. Se si trattava di vendergli Roma, non me lo facevo dire due volte, accedere, per una manciata di esistenze. Ma non ci penso proprio a vendergli mia figlia. Rea si sacrificherà spontaneamente per il bene dell'impero. Sono tanti secoli che sacrifichiamo tante cose per il bene dell'impero. Sarebbe ora che lo Stato si sacrificasse un po' per noi. Romolo! Se tua figlia non si sposa, sarà la fine del mondo. Sarà la nostra fine, vorrei dire. C'è una bella differenza. Noi! Noi siamo il mondo, Romolo! Noi non siamo che piccola gente di provincia, sopraffatti da un mondo che ci è ormai divenuto incomprensibile. Chi la pensa come te non dovrebbe essere imperatore. Ascoltami bene, Romolo. Mi chiamano Giulia, la madre della patria, ed è un titolo di cui vado fiera. E da madre della patria voglio parlarti adesso. Tu te ne stai seduto tutto il giorno a far colazione. Non pensi che ai tuoi polli, non ricevi messaggeri urgenti, ti rifiuti di proclamare la mobilitazione totale, non marcia alla testa delle tue truppe contro il nemico. E adesso non vuoi neanche dare tua figlia in moglie all'unica persona che possa salvare l'impero. Si può sapere una buona volta che cosa intendi fare? Non vorrei disturbare il corso della storia, mia cara. Se è così, allora io mi vergogno di essere tua moglie. Portate via il coperto. Ho finito di fare colazione. Ave! Ave, Cesare. Chi sei? Tito. Spurio, mamma. E che vuoi? Due giorni e due notti ho passato in sella a un cavallo. Sette cavalli mi sono morti sotto, tre frecce mi hanno ferito, e quando sono giunta qui non mi hanno messo a tuo cospetto. Eccoti, Cesare, ultimo messaggio all'imperialissimo generale Oreste prima che cadesse in mano ai Germani. Ma tu sei ferito, esausto, perché questo sforzo immane, Tito Spurio Mamma? Affinché Roma viva! Vai a riposare, prefetto della cavalleria. La nostra epoca ha reso il tuo eroismo un gesto senza senso. Spettro. Cosa vuole qui? L'imperatore è il padre di tutti noi, non è vero? È il padre di ogni buon patriota. Io sono un buon patriota e sono venuto a far visita alla casa paterna. Un pollaio puzzolente. Ma veda di andarsene subito, altrimenti chiamo le guardie. Si stanno allenando sul prato, dietro il parco. Stanno sommecchiando sul prato, dietro al parco, vorrà dire. Intontite dal coccodè delle galline. Lei è il ministro dell'interno, Tullia Rotondo. Ma come fa a conoscermi? Abbiamo cenato insieme molte volte un tempo, nelle notti d'estate. Mi spiace, non riesco proprio a ricordarmi. Eh già, nel frattempo molte cose sono avvenute. Un impero è crollato. Mi dica almeno di dove viene. Vengo dalla realtà e mi ritrovo nel ridicolo di questa residenza. La
scoraggiarci. Una costituzione giuridicamente perfetta come la nostra supererà tutte le crisi, anche in virtù del suo valore spirituale. I germani dovranno piegarsi di fronte alla nostra civiltà superiore. Sono stanco. Oddio, come sono stanco. Guardate, cittadini della patria terra, me che vado per l'ultima mia via e l'ultimo splendor guardo del sole, né mai più vi sarà un'altra volta. Ah, se mi tocca sentire dei classici. Coraggio, principessa, più forza, più passione. Ma l'Ade, che tutto tacita, viva mi conduce da Cheronte alle sponde, e non di Menei avrò parte, né un inno di Letizia la mia camera nuziale sarà sciolto, bensì della Cheronte sono sposa. Bensì della Cheronte sono sposa. Bensì della Cheronte sono sposa. Ah, me derisa! Ah, me derisa! Perché per gli dèi padri insulti tu la non ancor morta, che il sole ancora illumina, né tra i mortali, né tra i defunti? Né tra i mortali, né tra i defunti. Più tragedia, per Dio, principessa, ce lo metta, ce lo faccia sentire questo sentimento profondo di un dolore senza fine. Ancora una volta, né tra i mortali, né tra i mortali, né tra i defunti. Che cosa vuole? Chi sei? Mi pare tocchi a me semmai chiedere chi sei. Io sono Rea, la figlia dell'imperatore. Rea, la figlia dell'imperatore, sei bella. Ma avevo dimenticato il tuo volto. Perché? Ci siamo già conosciuti prima. Mi pare. Sei di Ravenna. Abbiamo giocato insieme da bambini. Abbiamo giocato insieme quando ero ancora un uomo. E non vuoi proprio dirmi come ti chiami? Il mio nome è scritto sulla mia mano sinistra. E allora fammela vedere la tua mano. Questo anello è l'anello di Emiliano! Sì, è l'anello del tuo fidanzato. Ma allora Emiliano è morto! Tu sei Emiliano. Lo ero. Per 3 anni ho aspettato che tu tornassi. 3 anni sono un'eternità, principessa. Quando si è prigionieri dei Germani, non avresti dovuto aspettare così tanto tempo. Ma adesso sei tornato. Vieni, entra nella casa di mio padre. Lo sai che i Germani stanno arrivando? Lo sappiamo. E allora prendi un coltello. Che cosa vuoi dire, Emiliano? Voglio dire che una donna può combattere anche solo con un coltello. Ma non c'è più bisogno di combattere. L'esercito romano è sconfitto, non abbiamo più soldati. È assurda una simile lotta, Emiliano. Non possiamo fare altro che arrenderci. Prendi il coltello! Per 3 anni ti ho aspettato. E adesso che sei qui, ho paura di te. E bensì della Cheronte sono sposa. Erano questi versi che recitavi poc'anzi. Adesso sono solo una triste realtà, i tuoi versi classici. Che fa, principessa? Non abbiamo ancora finito la lezione. Anzi, ora viene il punto più bello. Passo sublime sulla Cheronte, uno dei brani più belli della letteratura classica. Né tra i mortali, né tra i defunti. Incredibile. Lei è Marco Giulio Emiliano, tornato dalla prigionia. Confesso di essere commossa. E allora vado al fronte a combattere e si spicci, altrimenti se la sua commozione è sprecata. Caro amico, non deve pensare che per noi, qui nella residenza, siano state tutte rose. Dover star qui ad aspettare i messaggi di sventura e non poter far niente è la cosa più triste che possa capitare ad un politico. I Germani avanzano verso sud lungo la via Appia. I Germani avanzano verso sud! Sentito, verso sud avanzano, proprio contro di noi. Non si può parlare di cattive notizie che subito ne arriva un'altra. Non si trova una galea da nessuna parte. Ma non ce n'è una stazionata nelle acque di Napoli? C'era,
Ma è andata a consegnarsi a Germania. Per l'amor del cielo, maresciallo, bisogna a tutti i costi trovare una nave, altrimenti siamo perduti. Vedrò se mi riesce di trovare un peschereccio. Un peschereccio? E pensare che tutto è pronto per organizzare completamente le strutture dell'impero in Sicilia. Intendo promuovere delle riforme sociali, un'assicurazione di invalidità per i lavoratori portuali, un aumento delle pensioni minime e cose simili. Ma naturalmente è impossibile realizzare tutti questi progetti se non si trova un mezzo di trasporto per la Sicilia. Voglio sperare che anche loro, signori miei, siano come me freddamente coscienti della portata dei nuovi sviluppi. Dopo la caduta di Roma, l'impero romano non vale più una cicca. Al fallimento economico si è aggiunta adesso la catastrofe militare, dalla quale l'impero non potrà risollevarsi con le proprie forze. Lei chi è? Io? Io sono Cesare Ruff, proprietario della superditta Ruff, produttrice di anfibi. E cosa vuole lei qui? Vede, caro, nella situazione attuale Roma può salvarsi soltanto se io tiro fuori un paio di milioncini. È una cosa che risulta evidente a qualsiasi uomo politico dotato di un minimo di perspicacia. Io a suo tempo feci una proposta che più onesta non poteva essere. Adesso esigo una risposta, un sì o un no, ben chiaro e netto. O me ne torno a casa con una sposa, oppure l'impero romano va a farsi fottere. Di che sta parlando Tullio Dondo e che progetti sono questi? Odoacre è disposto a sgombrare l'Italia. E a che condizioni? Per una somma di 10 milioni. La condizione è che vuole sposare la principessa Rea. Vada a chiamare la principessa. Intende dire? E riunisca la corte imperiale. Avrà la risposta che sta aspettando. Signor fabbricante di anfibi. Mi hai fatto chiamare, Emiliano? Sì, principessa, ti ho fatto chiamare. Per 3 anni hai atteso che io tornassi. Per 3 anni ti ho aspettato. Ogni giorno, ogni ora. Tu mi ami, tu? Ti amo, Emiliano. E faresti qualsiasi cosa che io ti chieda? Qualsiasi cosa. Ho paura di te, ma ti amo. Allora, sposa questo mercante. Sì, la madre dei suoi figli. Finalmente, un romano ragionevole. Fai questo sacrificio per la patria che ami tanto, bambina mia. E dovrai amare un altro. Devi amare chi è in grado di salvare la patria. Ma io amo te, Emiliano. È bene che si compia ciò che è necessario. Il nostro sacrificio ridarà forza all'impero. Ti obbedirò. Cesare Ruff, hai ottenuto la mano dell'unica figlia dell'imperatore. Un vitello d'oro ha acquistato una vergine imperiale. Principessa, deve credermi. Queste lacrime che stanno brillando nei miei occhi sono assolutamente autentiche. Con questa fusione, la superditta Cesare Ruff ha raggiunto un successo quale non era stato mai nemmeno concepito nel mio ramo d'affari. L'impero è salvo! Gioia e giubilo, Bisanzio! La tua gloria e il tuo fastidio giungono fino al firmamento. Quel che era sol speranza si è avverata qual prodigio. La salvezza è a compimento. Smettete subito di bruciare gli archivi. Sua maestà l'imperatore. C'è un bel po' di allegria oggi nel mio parco. È lecito saperne il motivo. Salve, Cesare dei Polli. Ave, Romolo. Che i soldati hanno soprannominato il piccolo. Ma tu sei Emiliano, il fidanzato di mia figlia. Sei il primo che mi riconosce, Romolo Augusto. Neanche tua figlia mi aveva riconosciuto. Non devi dubitare del suo amore, però. Soltanto la vecchiaia ha buoni occhi. Sii benvenuto, Emiliano. Perdonami, padre del mondo, se non rispondo al tuo saluto nella maniera più appropriata.
ma ho dimenticato le usanze della tua corte. C'erano imperatori a cui si chiedeva: hai ben vinto, Cesare Augusto. Ad altri si chiedeva: hai ben assassinato, maestà. E così a te verrà chiesto: hai ben dormito, Romolo Augusto. Il tuo corpo porta i segni degli stenti e delle privazioni. Io soffrivo e tu non saltavi un pasto. Tu sei disperato, Emiliano. Ho attraversato la vasta estensione del tuo territorio, padre del mondo, e ho visto in che condizioni si trova il tuo stato. Parlami del mio stato, Emiliano. Da quando sono imperatore non ho più lasciato questa villa. Ho visto solo rovine e desolazioni. Il tuo popolo è taglieggiato da mercanti e pescecani, deriso da soldataglie germaniche. Non mi è ignoto quello che mi racconti. Come puoi saperlo se non l'hai mai visto? Ma posso sempre immaginarlo, però. Vieni, Emiliano. Mia figlia ti ha aspettato tutti questi anni. Non sono più degno, Cesare, di ricevere tua figlia. Tu non sei degno, Emiliano. Tu sei soltanto infelice. Sono infamato, Cesare. I germani mi hanno costretto a strisciare nudo come una bestia sotto un giogo macchiato di sangue. Vendetta! Io sono l'ufficiale romano e sotto il giogo ho perso il mio onore. Ora tua figlia è la sposa di questo mercante. In tal modo la mia onta avrà salvato il tuo impero. L'imperatore non concede il suo consenso a quest'unione. Ma papà! Mia figlia seguirà la mia volontà imperiale. L'imperatore sa quello che fa quando condanna questo impero alle fiamme. Riprendete a bruciare gli archivi! Ed ora al lavoro. Portatemi il canestro del becchime. Traiano, Tiberio, Ottaviano, Fattore, Fattore!